Anche voi, medici, siete venuti al mondo come sono venuto io, con una missione da compiere. Badate, vi parlo di doveri in un momento in cui tutti parlano di diritti. Voi avete la missione di curare il malato, ma se al letto del malato non portate l'amore, non credo che i farmaci servano molto. L'amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato? Portate Dio ai malati. Varrà di più di qualsiasi altra cura. Buona giornata a tutti quanti voi, carissime amiche spettatrici e carissimi amici spettatori di Padre Pio TV. Oggi Padre Pio ci dona una riflessione che è speciale, direi tocca il mondo della salute, la salute del fisico e in modo particolare una categoria così speciale, una categoria così importante che è quella di coloro che svolgono la professione medica. La riflessione che oggi ascoltiamo è ricavata direttamente dalla rivista che è nata insieme con l'ospedale, fortemente voluto da Padre Pio, e la rivista Casa Sollievo della Sofferenza, e porta la data del 5 maggio 1958. Padre Pio sente i medici come un tramite della grazia che Dio vuole distribuire. Li ha scoperti, li ha fatti venire a San Giovanni Rotondo, li ha incoraggiati, aiutati in mille modi. L'ospedale è una vera risorsa per tante famiglie, anche famiglie che si sono fidati del Signore e hanno voluto accogliere l'invito di Padre Pio. Lui dice esattamente queste parole: anche voi, medici, siete venuti al mondo come sono venuto io, con una missione da compiere. Badate, vi parlo di doveri in un momento in cui tutti parlano di diritti. Voi avete la missione di curare il malato, ma se al letto del malato non portate l'amore, non credo che i farmaci servano molto. L'amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato? Portate Dio ai malati, varrà di più di qualsiasi altra cura. In queste raccomandazioni Padre Pio ci svela il segreto della missione medica e sanitaria in genere. C'è tutto un mondo che ruota intorno al malato, come ciascuno di noi sa benissimo. Quando ci ritroviamo con un pigiama in un letto d'ospedale, è giunto il momento della verità. Non possiamo più fingere, vengono fuori le nostre più semplici, umane e comprensibili paure. E quasi scopriamo di fidarci completamente di chi passa a visitarci, o malati in casa o malati in ospedale. Abbiamo sempre bisogno di un medico che ci offra umanità. È molto bello quando incontriamo un medico o un infermiere che ci regalano un sorriso, una carezza, una parola buona, portano al capezzale del nostro letto una dose consistente di amore. L'amore si moltiplica, l'amore cresce a dismisura e funge per noi come un farmaco.
quando anche dovessimo avere una malattia seria o un disturbo grave, fa tantissimo accorgerci di una rete di affetto, di preghiere, di amore che altre persone tessono intorno a noi. Vogliamo imparare ad offrire tutti quanti le nostre attenzioni a chi soffre, a chi ha bisogno di qualche cura. Tutti quanti possiamo farci medici capaci di sollevare la sofferenza degli altri. Grazie dell'attenzione e buona giornata a tutti.